Belle parole, nuova puntata, nuovo appuntamento con l'analisi dei vocaboli della lingua italiana. Quest'oggi continuiamo a parlare degli anglicismi e parliamo di resettare. Resettare ovviamente è un verbo, in questo caso all'infinito, composto da quattro sillabe, il cui significato in ambito informatico, significa azzerare le operazioni svolte da un elaboratore riportandolo allo stato iniziale. Ovviamente in maniera più estesa significa annullare, ripartire dalle condizioni di partenza. L'etimologia ci dice che questa parola deriva dalla voce inglese reset, composto da re e set, cioè riposizionare. Probabilmente in realtà, se l'analizziamo in maniera proprio approfondita, capiamo che questa parola inizialmente ovviamente viene dedicata, utilizzata prettamente nell'ambito informatico, significa appunto quello che abbiamo detto, ma se ci pensate meglio, poi abbiamo assunto un altro significato, cioè spesso la utilizziamo più che in ambito informatico, in ambito quotidiano, perché quando siamo in crisi con il partner, quando siamo arrabbiati con qualcuno in famiglia, quando abbiamo bisogno del tempo per noi, diciamo che abbiamo bisogno di resettare, di ripartire da zero. Ecco, quindi quello che letteralmente viene utilizzato proprio con questo significato in ambito informatico, in realtà viene poi esteso ad altri ambiti, perché spesso appunto parliamo di aver bisogno di resettare, di ripartire da zero per poi probabilmente mettere in ordine le idee, per agire in maniera differente da come abbiamo agito fino a quel momento. Quindi in realtà quello che sembra avere un significato molto tecnico, perché appunto utilizzato in ambito informatico e indica un processo ben preciso, in realtà assume anche un significato quasi romantico. Perché? Perché appunto viene utilizzato anche in altri ambiti che riguardano prettamente l'aspetto personale, soggettivo, l'aspetto quotidiano della vita di tutti noi. Quindi in realtà è un concetto molto più ampio, ha un significato uguale, seppur utilizzato in contesti differenti, ma ovviamente alla base ci sono motivazioni ovviamente diverse nei diversi ambiti. Ecco, scusate il gioco di parole. Quindi parliamo di un ambito informatico da una parte, di un aspetto estremamente personale e soggettivo che riguarda la vita di ognuno di noi, i nostri momenti negativi, ovviamente, ed è diverso da un semplice processo che riguarda appunto l'aspetto informatico. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Parole, Parole, Parole.